Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip, bentornati in un nuovo episodio di Mutant Year Zero Road to Heaven. Siamo ancora qui con i nostri mutanti per andare avanti con la nostra avventura mutante. L'ultima volta, sapete che non lo so, vabbè, poi andiamo a vedere, intanto andiamo qui. Sì, abbiamo sete, abbiamo dei manufatti, sì, perfetto. Quindi aumento di 4 il danno della bomba non è male. Aumento di 3 PS i kit medici. Anche questo non è male. Io quasi quasi faccio i kit medici. 10 probabilità di colpi di secondo me. Ma va bene. Aumenta. Vabbè, intanto questo è ovvio che lo prendiamo. Ah, due ne servono però. Quindi uno solo ne possiamo prendere. Poi aumenta l'effetto. Questo non si può. Aumento di 1 il danno dell'armo. Che okay, questo sicuramente. Quindi io direi di andare di kit medici. Ah sì. E poi facciamo questo. E questo. Che dite? Poi gli altri ragazzi ci penseremo. Vai. Ciao. All'officina. Andiamo all'officina. Sì. Andiamo a vedere se abbiamo qualcosa da spendere. Per esempio, Elysium, io qua un potenziamento ce lo butto, raga. Un po'. Ah no, il secondo. Vai. Mirini, vabbè, mettiamo questo. E moduli, vabbè, mettiamo questo perché. Scusi, non mi va. Danni critici aggiuntivi. Più 100% del problema di bloccare i nemici. Va bene. Lo mettiamo. E direi che è a posto così. La pistoletta qua non ha niente. Perfetto. Pistoletta, pistola antica, rambino, livello 3. Bombastiche di livello 1, ma non abbiamo più parti di armi. Infatti, sì. Va bene, comunque abbiamo finito le nostre parti. Andiamo a vedere nel negozio se c'è qualcosa da venderci. Ciao, Irid. Non so quante bombe c'ho, ma io quasi quasi, guardate, ne prendo giusto una. Tanto qua, sì. No, si prende neanche due. No, ne abbiamo 8. No, queste sono quelle che era da vendere. Questa cos'è? Bomba fumogena, qualche kit medico, possiamo prenderlo, ma sì. Anche dei kit medici. Possiamo prendere anche una bomba MP. E qua non c'è nient'altro. Cos'è sta roba? No, questo no. Forse l'occhio rubo. Vabbè. Andiamo. L'ultima volta, ragazzi, avevamo fatto, se non sbaglio, la tana del Grog, che avevamo visto essere questa. Che diciamo, abbiamo scoperto che alla fine il loro grog, come inteso, è la nostra classica birra. Era un birrificio, ragazzi, quindi abbiamo scoperto che per loro il grog è la birra. Inizialmente. Qui dobbiamo farci questa strada qua per arrivare a questo. Vediamo dov'è. Dovrebbe essere di là. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare. No, separa, separa. C'è un cartello? Vabbè, rottami, dai. Ah, biglietto. Biglietto del persecutore Calle. Se tenete alla vostra faccia, state alla larga dal nord. La tribù di ghoul del nord sta tramando qualcosa di enorme al covo del diavolo, Cornuto. Si sono impossessati di una fonte di alimentazione degli antichi due volte più grande di quella dell'arca. E sono stati avvistati mentre trasportavano attrezzature pesanti verso quel posto. Non proseguite oltre verso nord. I ghoul vi mangeranno. Va bene. Ok, ma noi è proprio quello che faremo. Ah, ma c'era un altro, si continua. Grande. Vabbè. Andiamo a vedere qua. Siamo uniti adesso, sì. Perfetto. Il labirinto del marcio. Se ricordi su un vecchio clan che viveva sottoterra, una specie di bunker. Se i racconti sono veri, dovremmo esserci esattamente sopra. Al bunker. Va bene, qua c'è qualcosa. Rottami. Cioè, più che rottami mi interesserebbero le parti di armi. Perché possiamo potenziare le nostre cose. Che c'è? Non saprei, ragazzi, qua che c'è. Io prendo sempre le strade. Questo è un robot gigante in mezzo al lago. Finalmente posso eliminarlo dalle cose da fare prima di morire. Indaga.
Prologo della Mimir. Le macchine sono collegate, questo particolare deve essere una potenza da non sottovalutare. Va bene. Là c'è qualcosa. Premi tutti. Intanto prendiamo i rotami elettrici. I rotami elettronici. Aia. Non vedo altro qui. Ok. Va bene, quindi questa è una zona molto secondaria. Tanto mentre passiamo qualche rottamuccio ce lo raccattiamo, eh. Vabbè, io direi di andare qua dentro allora. Forza la serratura. Qui. Non c'è nient'altro, no? Spero di no, raga. Andiamo. Che forza la serratura, no? Allora. Qui c'è un falò. No, c'è roba cattiva bruciata. Lo cancello qualche secolo, ma comunque l'abbia spalancato. Ok. Va bene. Qua qualcuno? Qualcosa? No. Qua si... Aspetta, no, 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 momento. Non è che magari... No, eh. Vabbè. Io ci ho provato. Pensavo che fosse tipo un passaggio per andare da un'altra parte, ma no. Si ricollega, quindi niente. E che c'è? Ma si va giù qua? Bella madonna. Ok, abbiamo visto qui la zona. Momento, momento, ragazzi, che adesso ci andiamo. E andiamo... Personalità. Tac. Ah, e qui c'è. Ok, perfetto. E lì c'è l'uscita. Quindi probabilmente questa zona qua sarà chiusa. Noi adesso ci andiamo, raga. Poi. Quindi qua non ci sono più né rottami né niente. Mamma mia, che barbonata. Vabbè. Tac. Qua stiamo scendendo tantissimo sottoterra. Una scala hai fatto. Non dico di aver paura, però. Una scala hai fatto, cioè. Ok, rottami, comuni. E... Qui? Una cosa terribile, avevano paura tutti quanti, lo sento, le loro anime non hanno del tutto abbandonato i corpi. Vabbè. Una pistola rotta. Qui che c'è? Qui che c'è, scusa? Oh, razzo chimico. Anche tenere. Non possiamo venderle ste robe, scusate. Rami elettronici. Tanto non li utilizziamo mai. Anzi, aspettate un attimo. No, c'è l'aerozol chimico qua. Metti una bombetta qui che... La bombetta. C'è un sacco di molotov. E non ho preso... Due bombe perché le ho comprate adesso. Vabbè, metti le molotov, dai. Perché non incendiamo qualcuno. No! Aspettate. Lui c'ha la molotov, giusto? Lui non ne ha più, quindi mettiamoci tutti le molotov, grazie. Almeno ne usiamo un po'. Ok. Va bene. Avanti. Tac. Qua c'è il cesso, non c'è niente. Ma negli armadietti si possono aprire questi armadietti? No, quanto pare no. E quindi là ci siamo già andati. I bastardi sono i ghoul più sanguinari che io abbia mai visto, ma dobbiamo eliminarli prima che niente in un altro centro abitato. Dobbiamo colpirli in modo rapido e diretto, come una freccia nei loro cuori. Dobbiamo essere dei veri guerrieri. Ok. Preoccupare adesso. Ci pensiamo. Non che ne veda in giro, eh. Porca miseria. Di qua o di là? Di qua. Oh yeah. Un macellaio. Rottami. Qua c'è tutto rosso. Vecchio rottame la taglio.
Poi ne ho visto uno, cazzo, di livello 35, porca c'è la puttana. Aspetta. Poi gli faccio lo scherzone. Non lo so se riesco a fargli lo scherzone, ragazzi, però quanti sono qua? Una, due, la miseria. Tre, quattro. Aspetta. C'è la puttana. Andiamo di qua allora, va. Ho fame, dov'è il cuoco? Vuoi che il cuoco cucini qualcosa per noi? Non ha cibo. Non voglio mangiare il cuoco. No, voglio mangiare il cuoco, mangiamolo. Ah, ecco. Nah, è tutto pelle e ossa e poi puzza di marcio. Sì, puzza da far schifo e anche la mia carne fa schifo. Faccio schifo in ogni punto di vista, non conviene avvicinarvi. Ah, vabbè. Lì c'è uno sciamano che dovrebbe essere una delle prime cose che andiamo a eliminare. Un pyroghoul, un cacciatore. Porca troia! E qua c'è il medbot. Però il medbot, cioè io sparo. Facciamo casino, raga. Aspetta un attimo, però io c'ho questo. E possiamo tranquilli. E vabbè. Sto guardando chi prendere. Mentre ci hanno beccato, ok, perfetto. Un po' di copertura, 2, 3, 4. No, non so se ce la facciamo, sono tantini, eh. Poi ci hanno beccato, quindi. Elemento sorpresa andato. Scusate, possiamo accelerare un po' questo chiama tutti. No, sono tantissimi. Dai, che cazzo è? Questo figlio di puttana. Dov'è il medbot? Dai, andiamo dal medbot, porca c'è la miseria. Possiamo scattare fin qua. 25%. Nessuna probabilità. Vabbè, scattiamo fin qua, sti cazzi. Poi abbiamo 100%, ma. Ci spara. Ebbè. Impeto suino. E devo usare due punti azione per farlo, no? No. 5,25. Ma io non vedo un cazzo, qui. 100% però due punti azione. Ok, facciamo così. Dai, dai, dai. Oh, mi beccano tutti questi, incredibile. E facciamo una roba del genere. Doppio sparo perché qualcuno. Ah no, beh, però cala la probabilità, vabbè, dai. A vuoto. Uno preso, vabbè. Era meglio sparare normalmente. Magnus, puoi andare. Puoi andare da nessuna parte, dove fai schifo. Qua c'è il medbot. Qua scatto due punti azione. Possiamo usare questo? No, perché ne servono due. Bene. Cazzo, che faccio? Vabbè, intanto andiamo qua. Questo ci sparerà, ci spareranno tutti ovviamente. Grande. Sono un po' tanti, eh. Allora, Madbot, non ti sparo a te. Così. Andiamo qua. 9 danni. Tu per favore fai così, va. Almeno questo lo teniamo fermo. Bromin. Io non riuscirò mai qua a sparare. Al tizio qui. No. Vai. Ci mancava proprio.
uno sputo, sparagli. Ah, ce n'era uno di qua e uno di là? Vabbè. Lo riassorbe, questo sbaglia. Ci prende. Va bene, ma ce l'hai, arriva. Ok. Il creatore arriva, questo arriva. Perché non ce la facciamo, raga. Cioè che non ce la facciamo. Uso il kit medico. Poi gli sparo. Almeno uno. Togliamocelo dalle palle. Comnagnus, anche lui si deve usare il kit medico, per favore, please. E devo sparare... No, lì no. Ah, questo. Ok. Che abbiamo qua? Ferro. Tu spari al... Tizio qua. 13 danni colpo critico, va bene. Qua ci prendono di brutto. Shaman ci prende assorbiti. Questo invece ci fa male. Stanno sparando tutti al cinghiale, attenzione. Non è che è abbastanza forte il cinghiale. Qua invece ricarichiamo. Spara qua. Ok. Almeno uno ce lo siamo tolti dalle palle. Qua ricarichiamo per forza. Lui andrà a terra sicuramente. Facciamo. E qua... Questo non lo uccido. Quello neanche. Cominciamo a lavorarci questo, dai. Per lo meno sta a terra un po'. Cazzo. Al 25% non ce la farà mai. Infatti. Aia. Sparando tutti a lui. Turno del giocatore però, attenzione. Oh, allora. Aspetta un attimo. No. È a terra qua. Ma vai qua. Lo pigli adesso, spero di sì. A mano. Pyro Ghoul. Ok. Spariamo il Pyro Ghoul. Perfetto, Ferro adesso dovrà uscire da qua. E vai qua. Premo lo sciamano. Doppio colpo, doppio sparo, dai. Ma così lo eliminiamo. Fatto. Questo mi sa che è morto. No. A mano si sposta e spara, giusto? No, poco di copertura. Quello scappa. Si attrezza. E ok. Meno male che ci ha sbagliato. Lo assorbe. Allora, fermi tutti. Qua c'è un Pyro Ghoul. Però possiamo. Vediamo prima con Ferro. Secondo me, con Ferro. Qua posso sparare al Pyro Ghoul. 100%, 75%, 100%. E qua sono al riparo. Aspetta un attimo. Ah, vabbè, c'ho Magnus. Bene, perfetto. Grande. Merda. Lo ammazzo lo stesso, sì, dai. Adesso Ferro. Vai qua. 50% qui. Non hai possibilità. Però lo sciamano cosa c'hai?
Vediamo un po', eh. Aia. Ho fatto la cazzata. Spammando i kit medici qui. Cacciatore. Proviamo. Ma come torno nemico? Uno ne ho fatta di azione con lui, no? Ah no, mi sono curato. Vabbè. Sono quelli lì che fanno danni, perché gli altri non... Sono questi qua che fanno danni. La minchia di cacciatore qua fa danno, eh. Cercare di eliminarli il più in fretta possibile. Uno suoi qua. Dimmi che sei ancora... Sì. C'è l'arma scarica. Devo ricordarmi di farlo caricare. Ah, giusto, l'altro è morto. Perfetto. Un danno, gli altri non dovrebbero farci danni. Li assorbiti. E andare a curare l'altro, orcaccia. Morirà tra 3 turni. Ci arrivo, sì. Sì, sì. Sì, ho capito. Relax. Let me tend to your wounds. Yeah. I'm good now. Fanculo. Stronzo. Abbiamo usato un bel po' di kit medici qua, eh. Sì. Ora qua gli sparo a lui. E questo lo eliminiamo. Vediamo se questo ci ammazza. Non ci ammazza, fortunatamente. Questi ragazzi non fanno un tubo. Ok. Vado ad ammazzare questo. E ah, cazzo. Non ho più i colpi. Vabbè, facciamo così. Almeno lo tiriamo giù e dopo gli spariamo. A lui. A lui, a lui, a lui. Facciamo uno scatto qui completo. Tac. Cazzo se corre questo, eh. E a lui invece li mettiamo qua. A lui non ci arriva, vedete. Vabbè. Poi ricarichiamo tutto e vediamo. Aia. Allora, tu ricarica. Guarda qua. Dove sono gli altri? Uno è lì. Devo ricaricare sta arma. Nessuna probabilità di colpire. Andiamo qua allora, va, con lui. Sì, proviamo ad accerchiarli. Lui. Niente, dobbiamo perdere un turno per ricaricare le armi. E andiamo qua, va. Almeno stiamo un po' al coperto. Vai. Andiamo qua. Grande Magnus. Vai. Là. Prossimo turno muore. Ho messo che muore qua. Ah, invece no. Merda. Vabbè. Abbiamo 25%. Proviamo. No, perché ho scattato troppo. No. Può fare. Non so, 25 è poco, eh. Infatti. Quello è troppo coperto. Vediamo, dai. Ci dovrebbe comunque far niente. Infatti. Riusciamo ad assorbire i colpi, non ci fa granché. Adesso però tu ci stai qua. Che devi fa? Io. Magnus, tu vai qua.
300. Sopra 100, vai. Mamma mia che corsa che c'è sto uomo. Forza. Ok, ma quanti ne sono rimasti? Scusate, eh. E basta. Spero. 25%. Cosa al 100%. Spara. Vai. Grande. Fatto. Siamo a posto adesso. Turno nemico. Ce n'è un altro. Ah, c'è un cacciatore qua. Io però. Addio, sì. Però non lo curo più. C'è solo lui? Sì, sì, c'è solo lui. Vai qua, va. Andiamo dagli incontro. E tu vai qua. 100% due punti azione. Vabbè. Vai. Lo scappa. Ma non è sufficiente. Adesso vieni qua. Gli spari. Là. Tu vieni qua. Oh. Ok. Vieni qua. E gli spari. Vai. Ok, che fai, cacciatore? Che se becchi uno lo ammazzi, va bene. Ok, ma l'altro ti ammazza. Quindi... decidi di ammazzare questo, ma questo ti spacca il culo, mi spiace. Priorità numerica, amico. Due amichetti, non fai più un cacchio di niente. Vai. A fine turno, ragazzi, si curano tutti, quindi... cioè, fine combattimento. Ecco qua. Ci stiamo. Grande per il level up. E adesso il problema è... andare a raccattare tutto. Noi intanto qua proviamo a farci un giro raccattando tutto, raga, poi... boh. Mi sono pure perso perché non mi ricordo più da dove sono arrivato. Comunque credo da qui. Credo da qui. E guardiamo un po' in giro se c'è un po' di roba. Qua che c'è? Là c'è qualcosa. Rottami elettrici o elettronici o quel che è. Qua non c'è niente. Qui c'è una lettera. Biglietto. Sono 115, ormai sono mesi che non vediamo la luce del sole. Alcuni di noi mostrano già segni di carenza di vitamina D e non hanno più le energie per portare a termine i compiti quotidiani necessari per resistere fisicamente e mentalmente. I litigi sono frequenti e alcuni finiscono con scontri violenti. Se solo Holly ci facesse uscire un paio d'ore. Invece niente. Stanno in quarantena. Ok. Abbiamo questo, pistola rotta. Comunque credo che qua non ci sia nient'altro. Credo proprio che qua, ragazzi, non ci sia nient'altro. Andiamo qua su. Ma penso proprio di sì. Ecco. È morto. Ok. Ok, ma io pensavo ci fosse tipo un artefatto o qualcosa. Va bene, ragazzi. Allora, abbiamo visto anche questo scontro, li abbiamo praticamente eliminati tutti e va bene, dai. Noi ci vediamo comunque sempre al prossimo video. Ah, ma il modbot non aveva il kit medico, non lo so, però manca vada, me lo vado a raccogliere io. E ok. Diciamo che ci vediamo qui alla prossima. Mi farò un giro a raccogliere le cose, se trovo un artefatto riaccenderò la registrazione, ragazzi, comunque. Non penso, in realtà. Comunque. Vi vediamo alla prossima, ragazzi. Like, commenti, condivisioni sul canale per supportare la serie. Ciao, ragazzi.